Allora, mia madre le sta sciacquando, le sta lavando una per una. Sta facendo questa operazione e nel mentre sta portando a ebollizione due pentole con l'acqua, ovviamente. Da notare quel bellissimo gattino là in fondo per la spugnetta, che è bellissimo. Che poi queste contengono tantissima sabbia all'interno, Quindi mia madre dovrà fare un lavorone per lavarle bene. Abbiamo cominciato adesso, per stasera. Cioè, guardate qui che roba. Con il pesce purtroppo c'è da lavorare. Anzi, sono pulite. Quindi già con il coltello, già ci ora ci dai un'altra lavata. Avendole già lavate, sei a posto. Quando l'acqua incomincia ad uscire più chiara, significa che possono essere cotte. No, volevo farti vedere la particolarità del guscio, guarda che bello. Sono comunque vongole veloci. Dicevamo con mia madre e mia sorella. Perché sono vongole più grandi del normale. Bellissima, vabbè, noi qua in Sicilia di pesce fresco ne abbiamo a volontà, quindi siamo molto ma molto fortunati. Stessa operazione con le vongole, cioè devono essere lavate molto bene. Dovrebbero essere anche spurgate queste, però essendo che, ripeto, mia madre ora le andrà a bollire e poi andrà a risciacquare il mollusco. Non, e a ricucinarlo, non c'è bisogno di spurgarle. Spurgarle significa eliminare la sabbia. Ma adesso con già nella cottura dell'acqua, la sabbia che c'è dentro dell'acqua, loro lo fanno, mandano fuori, io prendo il mollusco e lo metto lavandolo dopo, certo, all'interno della pentola col condimento. Stessa cosa per le cozze. Le cozze all'interno della pentola e io sono a debita distanza, e quando si apriranno le potremmo andare a scolare. Ora mia madre gli dà una sciacquata con l'acqua fredda, così le elimina dal guscio, gli viene più facile. Dicevamo dei ristoranti, che molto spesso all'interno dei risi, dei tipi di primi, c'è molta terra, molta sabbia all'interno. È capitato noi che l'avvertissimo, Purtroppo è successo, ma non va bene. Ma è un errore. Una cosa molto grave per un ristorante. Ed eccoci alle cozze. C'è un profumo di mare che è impressionante. Che bei colori anche. Sì. Per aprirle, fatti leva con il coltello, quelle aperte, quelle chiuse si buttano. Guarda già quante ne ha aperte mia madre, tantissime. Perché altrimenti ti spacchi le dita. Sì, sì. Invece per le vongole questo problema non c'è, perché si aprono in automatico. A C non gliene frega niente del pesce, proprio non gliene frega niente, è tranquillo, bello, beato, come se non ci fosse un domani. Quindi quello di cui abbiamo bisogno sono, per 8 persone, 2 kg di cozze, ovviamente da pulire, poi 1 kg di vongole, idem con patate, 150 g di riso, una cipolla, 3 spicchi d'aglio, spezie, prezzemolo, olio extravergine d'oliva, sugo, vino bianco. Mia madre sta mettendo l'olio in abbondanza e ha messo anche l'aglio, insaporitore questo. Poi e il peperoncino. I pomodorini si possono mettere tagliati. Io metto questa. Mia madre con il pesce è eccezionale. Non lo dico tanto per, ma perché è la verità. Ho fatto una faccia tipo per dire, ma è bravissima. Normale. Io con il pesce non sono così brava. Aggiungiamo le cozze e le vongole. E ovviamente vino. Si deve sfumare col vino. Bianco. Pesce chiama vino. Mamma mia che profumo. Ho fame. Mia madre prima aggiunge questo finto prezzemolo e poi aggiunge quello vero. Quanto lasci cuocere, mamma? No, sono già cotti. Lo so, l'abbiamo visto. È tutto cotto. E quindi? È giusto per amalgamare. 10 minuti. Non si deve stringere tanto il sughetto. No. Andiamo col prezzemolo tritato. Fresco. Ma tutto per colore. Mamma mia. Noi ovviamente ti stiamo dando l'idea con il risotto perché è sera e quindi non stiamo facendo una pasta.
Però qui la morte sua sono le bavette, cozze e vongole. Mamma, sicuramente già lo saprai. Mia madre ha messo il riso ed adesso poi aggiungi acqua normale, tiepida. Sì, assolutamente. Perché sennò si rompe l'acqua dalla cottura. Quindi poi deve cuocere un 10 minuti. 15 minuti. E poi il riso è pronto. Mia madre vuole farti vedere il polipo. Quello gigante. È enorme. Riesci a prenderlo? Sì, sì. Guarda la ventosa. Questo è un polipo di nome Maiolino. Maiolino. Perché ha due ventose, una e due. Però non te lo facciamo vedere cotto, perché alla fin fine già ti ho fatto vedere la ricetta dell'insalata di polipo. Quindi non ha senso andarlo a rifare. Se vuoi trovi la ricetta sul canale. Però era per mostrarti l'immensità della bestia.